L'amicizia fra le due ex Geffine è ormai archiviata una volta e per tutti, la modella brasiliana attacca la ex amica, poi cancella il post. Dayen Mello torna all'attacco dell'ormai ex amica Rosalinda Cannavò, alias Adua del Vesco. Nelle scorse ore la modella brasiliana, rispondendo ad un fan su Instagram, è tornata a parlare dell'attrice con cui ha deciso di chiudere i rapporti, una volta e per tutte. Quando un fan ha chiesto a Dayen Mello in che rapporti fosse con la del Vesco, la risposta della modella è stata dura, durissima. Ecco le parole della Mello a proposito. Se farò pace un giorno con Rosalinda? Per adesso non è stata niente, non mi aspetto niente da questa persona. Anzi, appena sono partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere mia amica? No, io non credo proprio. Parole, quelle di Dayen Mello, che di per sé non lasciano spazio a particolari interpretazioni. Anche se, va detto, l'autrice stessa sembra essersene pentita. Il post sulle stories che Dayen Mello ha pubblicato è infatti stato rapidamente cancellato, un segno che probabilmente la modella ha deciso di ritornare in qualche modo sui suoi passi. Le parole della Mello, in ogni caso, hanno così mandato all'aria una volta e per tutte il sogno del team Rosmello. Erano infatti in molti a credere in una vera e propria storia d'amore fra le due, un sogno infranto in una manciata di mesi. In parallelo, la bella Dayen Mello, da poco uscita dall'incubo di Afazenda, ha di recente fatto una dedica social particolarmente accorata a Soleil. Nei confronti dell'attuale concorrente del GF VIP Dayen Mello ha infatti avuto solo parole dolci. Certo che mi manca. Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l'una per l'altra. Dayen Mello vs Adua del Vesco, i motivi dello scontro. A quanto pare le ragioni dietro la fine dell'amicizia fra le due ex inquiline del Grande Fratello VIP sono legate ad un tweet pubblicato da Adua del Vesco. A inizio dicembre, l'attrice aveva pubblicato un cinguettio che sembrava piuttosto palesemente far riferimento a quello che è accaduto alla modella nel corso del reality Afazenda. Come ricorderete, la Mello è stata vittima per settimane degli abusi di Nego do Borel, che ha approfittato di lei in svariate occasioni, particolarmente quando la Mello era sotto gli effetti dell'alcol. Dico solo una cosa. Continuerò a battermi per chi è vittima di violenza. Nulla mi fermerà mai. Punto aveva scritto su Twitter la del Vesco. Ottenendo in tutta risposta il defollow Instagram della Mello, che ha sempre negato categoricamente di essere stata vittima di abusi.